Corna bicorna, rivoglio il mio coniglietto. Avrebbe potuto essere una serata tranquilla a casa di Pietro, ma... No e poi no, la minestra non la mangio! Protestò Pietro, spingendo via il piatto. Ma insomma! Si innervosì la mamma. Per quanto durerà ancora questa storia? Guarda che è una minestra deliziosa! Esci e poi fa crescere! Aggiunse il nonno. Pare che faccia anche prendere un bel colorito! Scherzò la nonna. Non mi interessa, mi fa solo venire la nausea! Brontolò Pietro. E poi in ogni caso ci ho sputato dentro la strega corna bicorna. Sei uscito di senno, ragazzo mio? Tuonò suo padre. Siamo stufi di questa storia di corna bicorna. E se è vero che hai sputato nella minestra, non possiamo di certo mangiarla, aggiunse. Dunque, prima di tutto vai in bagno, svuoti la zuppiera nel gabinetto e poi... Sì, lo so, lo so, disse Pietro sbuffando. Poi me ne vado in camera mia. Addio mia adorata strega, mi mancherai. Poi Pietro andò in camera e si addormentò molto profondamente. Ma intorno a mezzanotte tutta la casa cominciò a tremare. Nonno, nonna, russate troppo forte! Sospirò Pietro nel sonno. Ma non si trattava dei nonni. Infatti nel bagno... Puzzetta di sederone! Vermicello di gorgonzola marcio! Caccola di canaglia! Non solo sono quasi annegata nella zuppiera, ma osi anche buttarmi nel gabinetto? Mentre la tua minestra per mille corbezzoli non è ancora neanche stata mangiata! Sussurrò mentre rifletteva. Potrei schiacciarti, divorarti come un bel bocconcino appetitoso, farti fuori in un attimo! Tuttavia, una canaglia come te non se la merita tanta gentilezza! No! Questa volta ti infliggerò il peggior dolore della tua vita! Perché? Ti porterò via il tuo coniglietto! E molto lentamente, per non svegliare Pietro, corna bicorna afferrò il coniglietto. Poi, con passi lenti e pesanti, tornò in bagno senza voltarsi. Pietro si svegliò improvvisamente nel bel mezzo della notte. Il mio coniglietto! Dov'è il mio coniglietto? Gridò in preda al panico. Cercò sotto le lenzuola, ma niente di niente. Sotto il letto e ancora niente. Nell'armadio e sempre niente. Fu allora che vide il rotolo di carta igienica srotolato fino al bagno e capì immediatamente cos'era successo. Ah, maledetta corna bicorna, sei stata tu a rubarmi il coniglietto! Esclamò Pietro stringendo i denti. Vedrai, grossa megera da zuppiera, non l'avrai vinta! Senza perdere tempo, rovistò tra i suoi giocattoli, afferrò una maschera da sub e si diresse verso il bagno. Fece un lungo respiro. E uno, e due, e tre, verso l'infinito e oltre. E Pietro si immerse nella profondità oscura del gabinetto. Trovò un calzino abbandonato. Beh. Una vecchia mutanda tutta bucata. Beh. Un verme puzzolente. Beh. Ma continuò a nuotare verso una piccola luce in fondo al tunnel e infine arrivò nella casa di Corna Bicorna. Pietro avanzò con cautela. Che strana casa, pensò. Enorme nel suo letto, Corna Bicorna russava placidamente. Pietro le si avvicinò e iniziò a tirare delicatamente il coniglietto verso di sé. Coniglietto! Coccole! Bebè! Bofonchiò nel sonno corna bicorna. Pietro allora si fermò cautamente. Poi ricominciò a tirare con delicatezza. Ma lei improvvisamente iniziò ad arricciare il suo nasone. C'è puzza di carne non molto fresca qui! In effetti Pietro aveva impuzzolito tutta la casa. Corna bicorna
aprì un occhio e poi l'altro e lo vide correre verso la porta. Sacripante! Ruggì Corna Bicorna. Quindi sei tu che puzzi di petto di dinosauro! La sua faccia divenne rossa come un vulcano infuriato. Pipì di scarafaggio! Non mi sfuggirai! Questa volta userò l'artiglieria pesante! Dai suoi enormi occhi lanciò a Pietro un fulmine per immobilizzarlo. Mancato! Disse Pietro scappando nel corridoio. Un secondo fulmine gli passò sopra la testa. Ancora mancato. Decisamente non sei molto brava, signora Cornabicorna. Pietro si ritrovò in una curiosa stanza piena di libri e di strane bottiglie. Da lì non poteva più scappare. E Cornabicorna si avvicinava, si avvicinava, si avvicinava. E allora ebbe un'idea. Afferrò un piccolo specchio che era sul tavolo e lo nascose dietro la schiena. Ti ho catturato, mascalzone! Oh, sento che sarò molto cattiva! Disse Corna Bicorna, squadrandolo dalla testa ai piedi. Perché non solo mi terrò il tuo coniglietto, ma ti trasformerò in un orribile rospo tutto foruncoloso! Sarai così brutto che anche il tuo riflesso non vorrà più guardarti! No, non voglio! Protestò Pietro, bloccato contro il muro. E poi sei solo un rutto di merluzzo! Aggiunse. Come? Disse Corna Bicorna. Una pernacchia di coccinella! Come? Un pidocchio di formica! Come? Allora, gli occhi di Corna Bicorna cominciarono a fumare come due razzi e l'intera stanza iniziò a tremare. Questa volta è finita, faccia di pipì a letto! Ma Pietro di colpo alzò lo specchio di fronte a sé e rimandò i fulmini a Corna Bicorna. Corna furfante! Disse allora lei restringendosi. Aiuto! Ecco che mi rattrappisco! Mi inforuncolisco! Che mi rimpicciolisco! Che mi raggrinzisco! Ah! Disse Pietro ridendo. Benvenuta nel mondo dei rospi, piccola strega puzzona! Pietro prese Rospi Bicorna e la chiuse in un barattolo che sistemò con cura nell'armadio degli incantesimi. Mio caro piccolo coniglio, è ora di tornare nel nostro letto! Esclamò felice Pietro mentre si immergeva nel gabinetto. Il mattino dopo a colazione. Oh, Pietro! Non hai un buon odore! Disse preoccupata sua madre. Hai avuto qualche problema questa notte? No, no, mamma, rispose lui timidamente. Sembra quasi che tu abbia notato in un gabinetto, scherzò il nonno. O che abbia mangiato un calzino puzzolente, continuò la nonna sorridendo. Beh, disse il padre amareggiato, se ti vedessi mangiare qualcosa, preferirei che fosse la tua minestra. Che cosa ne pensi, figliolo? No, non voglio, rispose Pietro stringendo teneramente il suo coniglietto fra le braccia.